Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 7. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting. Siamo nella situazione di stagione 7, episodio 71. In questo episodio parleremo dell'isola di Mayotte. Il link in descrizione troverete l'URL per aggiungere tre bloggate del mio blog Mio Radar dedicate al tema dell'isola di Mayotte, parte 1, parte 2, parte 3. Ora non vi sto a sintetizzare quello che c'è scritto nelle bloggate, perché se vi interessa ve le andate a vedere. Due bloggate sono relative a due bellissimi documentari in francese che io ho provveduto a tradurre in relazione all'isola di Mayotte, che è un'isola delle Comore, che però è un dipartimento francese. La terza bloggata è sempre in relazione al tema dell'isola di Mayotte, però praticamente è relativa a un documentario che era in inglese e anche quello l'ho tradotto o sintetizzandolo. E quindi, se ancora sono presenti online in YouTube, potete fruire i documentari in originale oppure scorrere la relativa trascrizione. Che cosa vi sto a raccontare quindi in questa versione di Mio Podcasting? Dunque, come potrete osservare se vorrete andare a verificare con mano i documentari nella sperduta isola di Mayotte, che è un dipartimento francese d'oltremare, identificano questi documentari una serie di specifiche dinamiche socio-economiche. Si ha una spontanea migrazione dall'Africa verso l'isola di Mayotte con la presenza di battelli di fortuna. Gli scafisti sfruttano gli immigrati clandestini nel loro tragitto. Sull'isola di Mayotte gli immigrati clandestini implementano una propria mafia locale. Le forze dell'ordine di Mayotte perdono il controllo del proprio territorio. Aumenta lo spaccio di droghe, stupefacenti, racket, furti, aggressioni contro turisti ed anche contro i residenti di Mayotte a causa della presenza massiva di immigrati clandestini. Una parte dei residenti di Mayotte sfruttano la situazione di illegalità di alcuni degli immigrati clandestini per farli lavorare in nero. Accade che gli abitanti di Mayotte si rinchiudono in casa oppure organizzano ronde notturne spontanee. C'è praticamente a Mayotte una completa assenza di coglioni bianchi vestiti che di notte nei campi davano fuoco a croci in legno, come nel Centro America, del Nord America praticamente, nella zona del sud degli Stati Uniti. Ecco, questo fenomeno è assente ovviamente. Poi abbiamo a Mayotte una natalità fuori controllo a causa degli immigrati clandestini. Gli immigrati clandestini bloccano la vita economica e sociale dell'isola di Mayotte, calamitando poi l'odio della popolazione residente in Mayotte. È infine presente la presenza di respingimenti assistiti da parte delle forze francesi. Questi sono il contesto socio-economico delle varie dinamiche che potete andare a verificare fruendo i tre bellissimi relativi documentari. Ora, tutte queste dinamiche socio-economiche si sono replicate tel quel in Italia negli anni in cui il governo Renzi svuota Africa, governato dalla sinistra per 5 anni, ha trasportato praticamente in Italia 700.000 immigrati clandestini. Ora però, mentre a Mayotte la migrazione era spontanea, quindi causata dalle zone, diciamo, dell'Africa che vedevano nell'isola di Mayotte come una porta per accedere direttamente alla lontana Europa, dato che la Mayotte, l'isola delle Comore, è niente po' di meno che nell'Oceano Indiano,
Europa, quindi c'è da dire che la Francia non ha abbandonato l'isola di Mayotte, anzi ne ha un dipartimento d'oltremare. Se invece l'avesse praticamente abbandonato questi possedimenti esterni, sicuramente questo flusso di migrazione dall'Africa verso l'isola di Mayotte non ci sarebbe stata. In Italia invece gli immigrati clandestini sono stati trasportati con le navi della Marina Militare Italiana e le ONG, quindi praticamente taxi del mare. L'Italia non ha mai fatto respingimenti assistiti come invece fa praticamente la Francia nell'isola di Mayotte. L'Italia non ha responsabilità coloniali in Africa, in quanto fu breve e fugace la politica coloniale italiana rispetto all'operato secolare di Gran Bretagna, Olanda, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, che iniziarono le politiche espansionistiche coloniali dopo il 1472, che queste politiche coloniali ebbero uno strascico addirittura fino al 1970 nel casus belli Algeria contro Francia. Ora è evidente che in Italia però nessun partito politico avesse intenzione di ripagare il debito pubblico italiano adempiendo al fiscal compact, anzi negli anni di governo del governo di centrosinistra, quindi Letta, Renzi, Gentiloni, è stata perorata una politica demografica criminogena ed autolesionista, alimentando il business dell'Africa Ferries per creare un problema ad hoc che impedisse di risolvere un precedente grosso problema, ossia il tema del rientro del debito pubblico italiano, perché in modo banale tutti gli attori politici erano e sono miopi e stupidi, focalizzati sul consenso elettorale di brevissimo periodo, come dire, poco interessati a chiedersi quale era la cosa giusta da fare in relazione all'interesse nazionale osservato in una visione prospettica di lungo periodo. Questa è una bloggata che ha avuto ultimamente un grande successo, perché indubbiamente si ritrovano nel tema dell'isola Mayotte tutta una serie di pattern socio-economici che si sono replicati tel quel in Italia. Però mentre nella isola di Mayotte si sono replicati perché è un possedimento francese che non è stato abbandonato, ma è un dipartimento d'oltremare, quindi è visto dagli africani vicini praticamente all'isola di Mayotte, che è bagnata dall'Oceano Indiano, come un'opportunità per entrare direttamente in Europa. Qui in Italia la situazione è stata completamente diversa, dato che il canale di Sicilia è ancora, diciamo, una distanza rilevante, sarebbero pochi, diciamo, i barchini capaci di attraversarlo. Di conseguenza si è pensato di sfruttare il problema dell'isola di Mayotte per andare a implementare un flusso migratorio deportando in Italia 700.000 immigrati clandestini. Ok, per questa puntata è tutto. Se siete interessati a espandere, diciamo, i tre bei documentari sul tema dell'isola di Mayotte, che è un tema sconosciuto in Italia, vi consiglio di andare a cliccare e visionare i relativi documentari. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.